Si dà il caso che forse di nuovo ho sbagliato l'audio nell'introduzione. Ma non lo rifarò, raga. Eccoci qua. Bentornati a una nuova settimana di allenamenti per correre la maratona di New York da principiante. Non sono a casa, sono a Cremona e oggi abbiamo la corsa, credo, lenta, perché questa settimana facciamo una cosa un pochino diversa. Cioè dobbiamo testare i tempi per definire il percorso della settimana successiva. Infatti, questo sabato ho fatto 7 km, che è andata, diciamo, non benissimo. Vi suggerisco di guardare il vlog precedente per capire la mia situazione. Settimana chissà che cosa sarà. Sinceramente non lo so, però mi sembra di aver capito dalle impostazioni di Runna, che è l'app che sto utilizzando per allenarmi, sia più incentrata sulla potenza. Quindi questa settimana meno fatica a livello di tempi, di chilometri, eccetera, però più fatica di potenza. In palestra qui a Cremona ho trovato una palestra molto carina, stavo integrando degli esercizi per, diciamo, migliorare la tecnica di corsa. Anche qui avevo cercato un insegnante, ne ho trovata una molto brava, secondo me, però purtroppo su Milano, quindi in questo momento non ho un insegnante che mi possa aiutare sulla corsa, ma ci sto lavorando perché comunque è altrettanto importante. Oggi è già martedì, ieri l'ho utilizzato come rest. In realtà ho fatto bici e sono andata in palestra, quindi mi sono mossa comunque, ma non ho corso. Oggi proveremo la corsa a Cremona. Cercherò magari di portare la videocamera così riesco a farvi qualche ripresa più carina, perché col telefono alla fine riprendo sempre in verticale, però ci sto lavorando. Devo finire qua. Sono stata una sprovveduta? Sì, probabilmente sì. Non avrei dovuto correre 7 km sotto il sole, soprattutto a Torino. Però mi sono persa perché stavo cercando delle cose, dei video. In più ho dovuto terminare dei video che dovevo consegnare per lavoro. E mannaggia a me, tra tutte queste cose qua, non mi funzionava la tecnologia. Mi sono fatta prendere un po' dalla disperazione. Quindi sono andata a correre alle 11:30, mi pare, più o meno. È stato traumatico. E tanti di voi, vi ringrazio, mi hanno suggerito di correre al mattino presto. Questo è un altro enorme problema, oltre alla mia fobia della pioggia. Cos'era? Un'altra cosa che ho detto che avevo paura. Ah, del freddo, che anche lì non so come sopravviverò a quest'inverno. Tutti voi mi dite che correre col fresco è più bello, ma sinceramente io non mi ci trovo. E un'altra cosa appunto è questa, cioè correre la mattina presto, raga, io non riesco a svegliarmi alle 5 del mattino per andare a correre, non ancora, ma ci provo, ci proverò, ve lo prometto, cioè me lo prometto, perché sicuramente ne gioverò io a livello di prestazione, però per ora niente, per ora disastro, queste prime 3 settimane di allenamento mediocri, ma non ci arrendiamo. Sono le, non lo so, ah, ve lo dico subito, le 5, no. Nel 5:55 siamo carichi per questa corsa. Questa settimana, come vi dicevo, l'allenamento è incentrato sulla potenza, quindi ho due corse tranquille e due sessioni tipo di ripetute, test vari. Sono carica? Sì, non ho molta voglia di andare oggi a correre, sono onesta. Se seguissi la mia voglia interiore, starei qua. E il bello è che l'ho voluta tutto il giorno, cioè tutto il giorno non stavo facendo altro che pensare alla corsa, dire che bello, vado a correre, che bello, che bello. Adesso che ci devo andare, sarà complice il fatto che ho un po' di ansia da prestazione, ma non ho più voglia di andarci. Non ne ho più voglia. Una cosa che mi rende da una parte orgogliosa e dall'altra un po'. Perché non ho un marsupio, quindi sfoggerò il gilet che ho preso su Amazon a 10 euro, onesto. Non so quanto sia performante, lo scopriremo oggi per la prima volta insieme. Però è carino perché anche delle tasche dietro, cioè secondo me anche per andare in montagna è super utile. C'è un sacco di spazietti. Quindi scopriremo la performance sportiva con questo giacchetto, che è anche tipo un po' catarifrangente. Mi devo cambiare, non ne ho voglia. Voilà, carica. Dai, ce la posso fare, sono carica per questi chilometri che mi attendono, sono
sono abbastanza tranquilla, sono onesta, perché sarà anche una corsa esplorativa. Non vedo l'ora di esplorare un po' Cremona dal lato in cui non ci sono ancora stata, quindi questo qua dietro, che in teoria dovrebbe essere vicino a un parco naturale o qualcosa del genere. Quindi proviamo ad andare a vedere che cosa ne uscirà. Sono carica, ci vediamo dopo. Ciao! Ok, sto provando a correre senza cuffie per fare più caso alla mia cadenza e a come metto i piedi. Visto che oggi è una corsa più lenta, ho detto perché non oggi. Per ora provata. Anche se devo correre lenta, mi sto sforzando. Sono già stanca, fate voi. Ho corso neanche un chilometro, ma no, forse un chilometro e mezzo. Top. Si cerca di mantenere 7 minuti al chilometro. Per morire. Però dai, no, ce la faccio. Sto cercando di mettere meglio i piedi. Mi sento di dire che la gente morta. Mi sento di dire che faccio fatica. Allora, non so cosa sto facendo. Sto correndo. Oggi è difficile, però sono contenta, mi sto divertendo. Sto esplorando un pochino. Dai, si va. Ciao, amore. Com'è? Mi dormite bene, amore mio? Buongiorno, amici. Buon mercoledì. Oggi è mercoledì. Come state? Spero bene. Io oggi vado in palestra questa mattina, vado a fare gambe e poi oggi pomeriggio, se riesco, perché devo girare due video e mandare lo script di un video, tra l'altro molto carini, quindi sono contentissima perché per una volta non sono per aziende terze ma sono per il mio profilo, quindi sono molto felice, non c'entrano niente con la corsa, però insomma non importa, comunque c'entrano col mio lavoro perché io faccio video, quindi va bene. Vi dicevo, oggi pomeriggio se riesco vado a fare forse un po' di bici o le ripetute, dipende da come sono stanca facendo gambe. Vi dicevo che questa settimana è incentrata più sulla potenza, ma ieri ho corso senza cuffie, cioè è stato un evento stranissimo. Non lo so. Allora, mettiamo un po' in ordine, poi portiamo Filippo a fare la passeggiatina e andiamo in palestra a fare gambe. Dai, il gilet che ho preso su Amazon, ma ragazzi vi dico, un epic fail clamoroso, cioè ho completamente sbagliato ad acquistarlo, è stato un acquisto, pensavo di aver fatto un affare, invece non era così, perché comunque mi sono resa conto che tipo il giubbotto della Salomon, quello che ha una chiusura zigzag qua, quando lo chiudete tirate un filo e non si muove, quello lì invece ha la chiusura così a scattino, ma quando correte si aprono le maglie, perché ovviamente non è un, cioè non ha un costo altissimo, quindi ovviamente mi sono spiegata il perché, ecco. Ok, direzione palestra. Allora, sto andando in palestra, ma a Cremona. Perché sono qua? Perché il mio fidanzato è qua. Quindi faccio un po' Torino, un po' Cremona. Mi sto trovando bene, anche perché una delle mie più care amiche è di Cremona e non lo so, lo consideravo già un segno divino, quindi in realtà sono partita molto positiva. E si è confermata una bellissima città, cioè mi sto trovando da Dio. Vado alla macchina, in più ci sono tutti i parcheggi, cioè se questa non è vita ditemi che cos'è. A Torino trovare un parcheggio è impossibile e anche le mete di corsa, cioè ci sono tantissimi posti dove andare a correre qua. Anche immersi nel verde, tipo quello che ho fatto ieri. Quindi sono contenta. Dovrei forse riparare la mia macchina perché non va il tasto per aprire e chiudere. Non credo lo farò, così riesco. Pensavo ci fosse qualcuno. Raga, mi sono un attimo preso uno spavento cosmico. No. Come lo metto il navigatore per la mia palestra che dista esattamente a un chilometro da qua? Voi direte, potresti andare a piedi. Sì, potrei, ma sia il caso che non lo faccio.
con il borsone mi viene male alla spalla, perché probabilmente sono già un po' più di là che di qua. Oddio mio, non so più guidare. Come stanotte ho avuto un incubo. No, ho fatto un incubo, raga. Terribile, cioè voi dovete sapere che quando io faccio gli incubi sogno sempre le persone, quelle possedute dai demoni. Non so perché, da quando sono piccola, o quelle o i ladri. Dato appunto che, ascoltate, compravo casa finalmente, cioè riuscivo a comprarmi una casa, portavo i miei genitori a vederla, ma c'era qualcosa che non andava in questa casa, cioè la casa era palesemente con qualche problema. Cioè, a parte che era una casa coloniale, cioè di quelle che io ho visto quando sono andata a Salem in America e dove c'erano le streghe una volta. Quando io poi effettivamente ci sono entrata, ho visto una ragazza bionda che mi sembrava un po' strana lì per lì. E poi quando, non lo so, praticamente io mi distraggo un attimo, poi mi rendo conto che questa mi stava facendo le macumbe. Cioè, stava cercando di annientarmi praticamente, mi stava mandando una maledizione sulla casa. A posto. Buongiorno, sono tornata a casa, sono andata a fare la spesa, ho comprato un po' di uva, così per sport, e poi ho provato a prendere i miei primi gelini. Oh, scusate, erano il contrario. Sono carica, li proverò. Non ne capisco ancora niente di queste cose, quindi se avete dei consigli scrivetemeli nei commenti, se no vi aggiorno comunque come mi troverò con questi. Ho preso anche questi. Serviranno a qualcosa? Boh. Sono dei mix di carboidrati ed elettroliti in polvere per aumentare l'idratazione, quindi quando fate sport in teoria dovrebbero aiutare. Aiuta a reintegrare gli elettroliti persi durante l'attività fisica per intensa sudorazione in viaggio in caso di alte temperature. Allora, oggi dramma. Vi dicevo, stamattina stavo facendo la pressa e quando è scesa la pressa ho iniziato a sentire un po' di fastidio al ginocchio. Aiuto. Non facevo pesi alti, quindi io spero di non essermi fatta niente. Magari mi sono sovraccaricata un po' la gamba, visto che ieri sono anche andata a correre. Non lo so, io ho provato a ragionare così. Buongiorno, buon giovedì! Come state? Spero bene. Spero meglio della situazione meteo, che è agghiacciante. Io mi trovo a... si vede niente. Oggi devo tornare a Torino, infatti sto cercando di prepararmi tutta la roba, ma non so se andare in palestra stamattina oppure oggi pomeriggio. Ma visto che alla Virgin ho l'abbonamento solo fino alle 3 di pomeriggio, ho detto vado qua direttamente così poi non perdo la motivazione. Devo fare la valigia, ho portato Filippo, eccolo qua, che fa finta di non essere presente tra noi, ma lo è. E basta, adesso devo andare in palestra. Volevo fare un po' di esercizi per i glutei, per le gambe, relativi alla corsa, quindi una cosa che mi aiutasse sotto quell'aspetto lì, e fare le ripetute in salita. Infatti oggi avrei le ripetute da ripetere in 5 sessioni, quindi tipo corri velocissimo, scendi dalla collina, corri velocissimo, fai un periodo di pausa, poi di nuovo corri velocissimo. Sono in quel periodo del mese, quindi non sto niente bene, più che altro io ho l'ovaio policistico, quindi questo mi causa non pochi problemi. Tutte le volte col ciclo sto male per tipo 4-5 giorni prima che mi arrivi. Ditemi voi se è vita questa, e ovviamente devo prendere la pillola, tutte le cose del caso. Vi dico, non sto benissimo, quindi questa è una settimana molto difficile. Fosse per me salterei completamente il ciclo direttamente, perché è terribile.
Vorrei concentrarmi un pochino di più sull'alimentazione, perché il fatto di andare a correre così spesso mi fa venire molta più fame, quindi mangio molto di più. Ho paura di mettere su troppa massa grassa, perché ovviamente mi piace anche il gelato, quindi non me ne privo. Chiavi della macchina, chissà dove l'ho messa, nella borsa. Tipo il mio portafoglio, secondo voi dove l'ho messo? Mamma mia, quanto odio spostarmi. Cioè vorrei avere la possibilità di avere più cose vicine. Vorrei vivere tipo come Kim Kardashian in questa mega casa a Calabasas in California, dove ci sono passata, che è tipo una... boh, è tipo il paradiso, è una valle che c'è tra Los Angeles e Malibu ed è incredibile. Volevo informarvi di questa cosa perché mi sono preoccupata molto. Ho messo il ghiaccio, quello, il ghiaccio in gel dell'Esselunga, che mi ha bruciato il ginocchio. Il ginocchio e la pelle intorno, adesso vi faccio vedere. Adesso mi cambio e devo andare a fare la spesa. Buonasera amici! Ah, sono tornata! Sono fiera di me. Ho già preso gli elettroliti, che... cioè no, non lo so se sono gli elettroliti, adesso ve li faccio vedere perché così almeno sapete di cosa sto parlando. Comunque delle cose che ho comprato, perché chiaramente se non compro qualcosa non sono contenta. Ecco questi qua, che sono Hydration Multiplier Passion Fruit. Mi piace un sacco, ve lo dico già, ha 50 calorie ed è un reidratante praticamente. Oggi ho fatto il test del chilometro, poi ho fatto una corsa leggera. Quindi in totale ho fatto comunque un po' di cardio, adesso farò un po' di stretching e poi porto Filippo a fare il giretto, se non piove, perché il tempo è orrendo. Com'è andata? Bene, sono contenta, sono migliorata, ho faticato, però in quel chilometro 61, perché vi ricordo che ho corso un miglio, sono andata, avevo le gambe che spingevano un po' di più. Ho cercato di migliorare la postura, perché mi ero vista l'altro giorno guardandomi mentre che correvo tutta per un anno, e niente, sono soddisfatta. Ho faticato, domani ho la corsa lenta, quindi ho altri 4 km solo. Questa settimana è andata bene perché in realtà avevo meno cose, ero più sulla potenza. Perciò è andata bene, la prossima settimana secondo me sarà, non l'ho ancora guardata, ma sarà un pochino più difficile. Sono spaventata, ve lo dico, sono agitata, ho paura, non so se ce la farò a portare a termine questa missione. Però cerco di vivermi tutto giorno per giorno, e anche se non sono il massimo della vita, perché vedevo oggi della gente correre mega veloce e io dicevo oddio, aiuto. Però proverò a fare il meglio che posso e non lo so, qualcosa sarà, cioè nel senso, non è che uno può, cioè io mi impegno, cerco di dare il massimo e basta, cioè bisogna iniziare. Già sono migliorata dall'inizio, adesso è già passato un mese, vi rendete conto? Cioè mi sembra ieri quando ho deciso di correre la maratona ed è già passato un mese, cioè già meno un mese al giorno in cui io dovrò correre 42 km. Adesso vado a mangiare, mi faccio la doccia e volevo... ah, qualcuno di voi su Instagram, perché vi ricordo, se non mi seguite ancora su Instagram, io mi chiamo sempre Clara in the Mirror e lì c'è anche delle altre cose della mia vita, quindi se vi fa piacere mi trovate anche lì. Appunto su Instagram mi hanno chiesto se potessi fare un tipo un What I Eat in a Day, perché erano curiosi. Ora, io non sono esperta di cosa mangio, nel senso, so bene o male cosa devo mangiare, però non sempre lo rispetto. Quindi tipo adesso devo perdere della massa grassa, non tanto perché debba dimagrire, ma perché è più facile poi correre, quindi un po' vorrei asciugarmi. Quindi sto cercando di migliorare la mia routine, perché ho una grandissima debolezza, si chiama gelato. Io mangio il gelato, va bene? Mi piace troppo, non lo dovrei mangiare così spesso, ma me ne frego e lo mangio, poi mi lamento che ho la pancia. Abbiamo le nostre debolezze, in questo caso il mio si chiama gelato La Romana. 150 anni e crema. Ah, li amo. Anche stracciatella all'amore gelso nero. Vabbè. Spaziale. Quello è vegano, quindi in teoria dovrebbe fare meglio degli altri.
Raccontiamocelo. Buongiorno amici, come state? Il tempo è orrendo, oggi è domenica, ultima parte del nostro vlog settimanale. Mi vedete così? Non so se ci fate caso, perché mi è successo un disastro all'occhio. E niente, praticamente cosa è successo? Non lo so. Nel senso che mi sono svegliata questa notte, mi faceva malissimo l'occhio e sono andata in bagno ed era gonfissimo. Quindi mi sono un attimo cercato di pulirlo. Stamattina sono andata in farmacia, ovviamente di domenica, quindi la farmacia di turno, che non era ovviamente vicino a casa mia. Ovviamente dovevo portare anche Filippo, quindi siamo andati io e lui a piedi. Filippo è il mio cane, che dovrebbe essere da qualche parte, arrabbiatissimo perché... Eccolo! Ma hai rubato un cuscino! Ma cosa stai facendo? Vedo, Cosa stai facendo? Ma tutto a posto? Tutto bene? Raga, avere un cane è un'esperienza mistica. Chi di voi ce l'ha lo saprà, soprattutto se siete da soli. Avere un cane da soli è un'esperienza. Cioè, se dovete anche lavorare, avere una vita, fargli vivere una vita altrettanto bella a lui, è un'impresa. Comunque, cosa vi stavo dicendo? Niente, sono andata in farmacia di turno, mi hanno dato il collirio apposta. Ma guardate che occhi. Io domani devo fare un video. Devo fare un video di make-up. Fate voi. Piove. Io stamattina mentre andavo in farmacia ho detto, Clara, ce la puoi fare. Corri fuori. Ho paura. Ho troppa paura, raga. Ho messo dei piedi, sono scivolata due volte. Perché nel centro ci sono comunque i sanpietrini e quelle pietre lucide. Non lo so. Cioè non mi danno nessuna sicurezza di prendere la macchina, di andare al parco d'ora. Onesta, non ne ho voglia. Per 4 km non ne ho voglia. Quindi pensavo di correrli sul Tapirulan, ma boh. O di fare un'oretta di bici, che comunque nella mia palestra c'è la bici con lo schermo che vi fa i percorsi. E quindi non lo so, volevo fare quella roba lì. Quelli per l'idratazione. Devo ammettere che da quando li uso sto meglio, cioè ieri li ho usati correndo ed è stato molto meglio di quando me li sono dimenticati. Sono tornata dall'ultimo allenamento della settimana. Ma che bella è la sensazione di quando fate la doccia, avete finito attività fisica, vi rimane ancora il pomeriggio per voi, adesso si mangia pranzo, poi mi guarderò un telefilm anni 90, una serie TV, poi mi monto i video, spero che passi il mio occhio viola. Che bene che si sta. È domenica. Voi non avete idea di quanto sia bella questa sensazione per me. Adesso pulirò un po' casa, cambio anche le lenzuola, così la mia pace interiore sarà completa. Si conclude così la settimana dei miei allenamenti che appunto ho portato insieme a voi. Spero che vi siate divertiti, spero che apprezziate questi video. Per me sono una grande testimonianza di quello che sto facendo, mi motivano anche. Perciò sono veramente contenta di questa cosa e di aver approcciato YouTube in questo modo. Senza ansie da prestazione, semplicemente documentando il mio viaggio e così deve essere. Sono contenta, mi rallegra perché mi fa sentire più tranquilla. Cioè, se va bene bene, se non va bene pazienza. Cioè, non ho da dimostrare niente a nessuno, lo faccio solo per me. Quindi, insomma, sono felice. Cosa mi sono portata dietro da questa settimana di allenamenti? Allora, sono stati meno faticosi perché mi sono resa conto che ci ho impiegato meno tempo. Forse questa cosa nella mia mente mi fa immaginare che sia meno faticoso. Perché ho dato tutto in meno tempo. Perciò è proprio quello che mi sono resa conto, è che la mente ha giocato un ruolo fondamentale. Cioè, già io di mentalità dicevo, vabbè, sono solo 20 minuti di fatica, quindi andavo molto di più, cioè riuscivo a dare il massimo, perciò devo anche abituarmi a lavorare di testa, soprattutto nelle lunghe distanze, perché secondo me a questo punto gioca tantissimo anche questo fattore.
Magari vi faccio anche un video di come è cambiato il mio fisico, perché, vabbè, nutrizionista a parte, ho visto dei grossi cambiamenti, quindi nel caso, se vi interessa, magari scrivetemi un commento e ne parliamo insieme, se magari anche voi, appunto, l'avete notato su voi stessi. E basta! Fine di questo video settimanale. Ciao a tutti, alla prossima!